a Io e Te, Leo Gullotta. Il pubblico fa una standing ovation per Leo Gullotta. Grazie. Grazie, grazie a tutti di cuore. Ti vogliono tutti bene, Leo. Beh, ognuno semina e poi si raccoglie, no? Sono tanto contento che tu abbia accettato di venire qui, tantissimo, veramente. Ma anch'io sono strafelice di essere qua a chiacchierare con te. Sono sempre delle belle chiacchierate, stuzzicose a volte gioiose. A volte si pensa con qualche frase in più. Credo che oggi serva questo allo spettatore, alle persone, dover riflettere, doversi appropriare un po' di più della propria vita, ritrovare un po' di silenzio, essere un po' più curiosi verso la vita. Sai che la curiosità verso la vita e verso gli altri è sempre stata, almeno per me, come dire, guardandoti, osservandoti, una delle costanti che ti ho sempre riconosciuto. Voglio raccontare un aneddoto al pubblico. Mi capita occasionalmente di incontrare Leo Gullotta in un ristorante che frequentiamo ambedue, e negli ultimi anni l'ho incontrato 2 o 3 volte. La cosa pazzesca di Leo Gullotta è che lui ti chiede sempre di te, è curioso dell'interlocutore, è seriamente curioso, non fa mai saluti di circostanza, ti ascolta. E vorrei partire da qui, cioè come se in realtà poi il tuo reale talento, a parte quello attoriale, sia la capacità di metterti costantemente all'ascolto del prossimo. Solitamente i tuoi colleghi hanno un io, diciamo, abbastanza ingovernabile, gli attori parlano spesso e solo di sé. Tu questa caratteristica non ce l'hai. Ma guarda, io ho sempre diviso il lavoro dalla vita. Sono due cose completamente diverse. Sono col carattere molto, molto tedesco, duro, con me stesso per primo. Bisogna essere generosi, però ti deve importare anche degli altri, chiunque tu hai davanti. E quindi essere aperti, disponibili, accoglienti. E l'interesse verso gli altri è autentico. E quindi quando incontri una persona che conosci, una persona amica, una persona che ti vuole dire qualche cosa, magari riferito alla stima, alla simpatia, all'affetto che tu gli hai dato, e stai lì ad ascoltare. E la prima cosa che devi domandare è: tu come stai? Ti rivolgo questa domanda perché solitamente accade nelle conversazioni tra colleghi, tra amici, tra conoscenti, accade in ufficio, accadrà anche alle persone che sono a casa, di chiedere come stai, di non ascoltare mai la risposta. Stavolta te lo chiedo io, ma sinceramente, che fase è della tua vita e come stai? È una fase bellissima, mi reputo una persona fortunata, ho 73 anni, 54 anni di lavoro, dove ho avuto l'opportunità di farlo per il cinema, la televisione, il teatro, continuo ancora, sono una persona fortunata. Perché ho la possibilità di aver fatto una professione che ho sempre amato. Le professioni si devono amare. Poi questo il pubblico forse non lo conosce fino in fondo, questo lavoro, ma è un lavoro durissimo, il lavoro dello spettacolo tutto in generale. È un lavoro che si fa insieme. Apprezzo molto il tuo lavoro quando ringrazi lo studio, i tecnici, perché quello dello spettacolo, teatro, televisione, è un lavoro che si fa tutti insieme. Senti Leo, ma c'è un'altra cosa che il pubblico conosce e non conosce di te, nel senso che è un aspetto che tu ogni tanto hai tirato fuori, ma vorrei che oggi venisse sottolineato, diciamo, con più forza. Tu sei attraversato non solamente ovviamente dalla passione per il tuo lavoro, ma anche da una genuina passione civile che io ho avuto modo di appurare grazie alle conversazioni avvenute con te negli anni, che devo dire è rimasta intatta. Cioè, la cosa che mi colpisce della tua storia
è una certa rettitudine riguardo la scala valoriale. Non hai mai abdicato, diciamo, ai tuoi principi, ai tuoi valori, alla tua educazione anche familiare. E comunque i tempi sono cambiati, i costumi cambiano, cioè sei rimasto orgogliosamente analogico. Questa cosa ti rende, ai miei occhi, speciale. Vorrei partire da qua. Guarda, innanzitutto io devo ringraziare mio padre e mia madre. Io sono figlio di un pasticcere, un operaio pasticcere, nato in un quartiere popolare. Ho abitato per tanti anni assieme ai miei 5 fratelli in una casa di ringhiera. Papà ci ha mandato tutti a scuola e fin da piccolo, ero il più piccolo di tutti, sono nato fortunatamente dopo la guerra. Mio padre, fin da piccolo, 8-9 anni, mi spiegava con parole giuste per un bambino cosa fosse la dignità, cosa fosse la libertà, il rispetto verso il denaro, non l'appartenenza alla linea del denaro, l'accumulo, Mastro Don Gesualdo, la roba, no, quello no, il rispetto, ogni cosa te lo devi guadagnare, ma anche l'amore bisogna guadagnarselo, con la stima, il rispetto verso l'altro, il feeling, la leggerezza, qualsiasi tipo di coppia. Non ho mai pensato che l'altro, l'altra, è proprietà privata. Una persona è una persona con dei valori immensi e questi valori, al di là del fatto quando scoppia, diciamo, il fatto chimico tra due persone, l'amore è un'altra cosa. L'amore lo devi allevare lentamente. Ci deve essere rispetto verso l'altra persona, appunto feeling, ironia, leggerezza anche. E allora sì che hai un lungo percorso se le due persone vivono in questa linea. Mio padre mi ha spiegato queste cose fin da piccolo con parole semplici e io ho continuato a guardare la vita con quelle parole, con quella nota importante. Sai, quando io ho iniziato molto ragazzino, 14enne, per una serie di situazioni con il teatro, lo Stabile di Catania, con un grande direttore allora, sono rimasto per ben 10 anni, quindi grande lezione. Ero il più piccolo, mi chiamavano Gullottino, pensa Gullottino. Un po', talmente ero piccino, con Ferro, Randone, ma con tutta una marea di interpreti autenticamente professionisti, incontro di autori fin da piccolo che vanno da Camilleri a Sciascia, a Giuseppe Fava, persone con le quali io sono cresciuto, persone che mi hanno dato tantissimo, mi hanno insegnato senza insegnarmi. Diciamo che la Catania che ha conosciuto, che è una bellissima città che io amo tantissimo, come del resto tutta la Sicilia, ma la Catania che sta raccontando Gullotta è la Catania appunto di Giuseppe Fava, giornalista antimafia che in quegli anni fondò un giornale chiamato I Siciliani, che fece scuola dal punto di vista delle inchieste giornalistiche perché tirò fuori la collusione tra alcune famiglie che vivevano nelle zone di Catania e in provincia col mondo della politica. E devo dire che quell'impegno civile poi portò gran parte dell'informazione nazionale a occuparsi di quei temi. Nascere e crescere in quegli anni a Catania significava non solo anche attraverso l'arte, attraverso il teatro. Ma grazie alle persone che avevi accanto, certo. Perché sennò da ragazzino di quartiere popolare non riuscivi a capire. Quindi la curiosità mi ha sempre accompagnato. Io ho lavorato anche in lavori di Fava, sono cresciuto con Fava. Interpretato un personaggio dove da quel personaggio, che poi era un processo alla mafia, da quel personaggio che interpretavo c'era una frase che poi diventò, diciamo, una nota nella sua tomba: se non si è disposti a lottare, a che serve essere vivi? È bene ricordarselo sempre. Hai fatto ma bene oggi, a citarla questa oggi, frase. Oggi la memoria, ogni tanto ci dobbiamo domandare, in questo paese la memoria va via con grande facilità, invece è sulla memoria
perché dobbiamo costruire il nostro futuro per i nostri figli, i nostri nipoti. Non trinceriamoci dietro la poltrona, seduti o dietro lo schermino di internet, digitalmente o quant'altro. Certamente è uno strumento fantastico, meraviglioso, ma lo dobbiamo vedere soltanto in quella direzione, non come compagno di vita addirittura delle giornate, o magari esprimendo con civiltà un giudizio su un X cosa. Non lo dire a me che in questa trasmissione faccio quotidianamente una campagna contro l'abuso, diciamo, dei social, del cellulare, cioè questa fiera della vanità che è diventata... Fiera della vanità, però anche fiera dell'insulto facile, sì. Anonimo. E questo vuol dire essere vigliacchi. A proposito di memoria, l'applauso è meritato su questo jacuzzi. Allora, a proposito di memoria, prima Leo parlava dei suoi genitori, vorrei far vedere la foto di Carmelo e Carmela, i genitori di Leo Gulletta. Carmelo, papà, Santina la mamma. Perdonami, mi hanno dato un'informazione errata, Santina la mamma, e quindi me ne scuso con te e con i telespettatori, casalinga la mamma e abbiamo detto operaio pasticcere il papà. Eccoli qua, guardate che belli che sono. Poi voglio farvi vedere una foto, stiamo sfogliando l'album, diciamo così, in maniera sintetica del percorso umano e professionale di Leo. Una foto di Leo piccolissima, guardate la dolcezza, la tenerezza di questa foto. Meno di un anno. e allora, i tempi erano completamente diversi all'oggi, il cappottino era di coniglio, che era una cosa importante, insomma, una conquista. E poi faccio vedere Leo con le sorelle, Tina, Gresi e Mariù, e quindi Leo sempre da bambino, se mi fate vedere anche questa foto. Beh, insomma, io devo dire che mi emoziona questa foto, perché essendo cresciuto con tre sorelle, io ero il più piccolo, so che significa avere la premura di tre sorelle in casa. In questo caso però tu sei l'ultimo di... Io sono cresciuto, sono arrivato parecchio tempo dopo le mie sorelle e i miei fratelli. Quindi tre sorelle e due fratelli. Esatto. E diciamo, purtroppo ho perso nel frattempo due sorelle, me ne è rimasta una, Mary. Sta benissimo comunque, anche con qualche acciacchetto dell'età, anche un fratello, e quindi mi sono rimasti due fratelli, Gianni, che sta a Trieste da parecchio tempo, sposato, con figlia, e io, e Mariù, appunto, Mary, a Catania. Ciao Mary! Anche Gianni, ciao Gianni! E quindi sono stato sempre molto, da ragazzino, era questo pupetto che arrivava, no? Loro erano già belli grandi. E quindi ho avuto due papà in più e tre mamme in più. Ero proprio curato, amato. Poi all'età di circa 9 anni, tutti essendo più grandi, chi militare, chi si è sposato, mi sono ritrovato con papà e mamma, come, diciamo, capofamiglia da lì a poco, perché poi ho perso mio padre a 18 anni, se n'è andato tra le mie braccia. E... Tra le tue braccia? Sì, ero ragazzino, avevo 18 anni, tant'è vero che poco prima avevo fatto un discorsetto con papà, già facevo l'attore professionalmente allo Stabile di Catania, e dissi, perché era un po', dico, senti, ma devo fare l'insegnante di storia dell'arte e disegno dal vero, oppure continuare questa professione? Stiamo parlando dei tempi di allora. E mio padre mi disse una frase che lì per lì non capì, mi disse soltanto: guarda, mi piacerebbe moltissimo che magari tu a 50 anni se la prendi con me, perché fai una professione che magari non ti è mai piaciuto. Lì per lì non ci ho pensato, dico, vabbè, allora continuo a fare teatro. In effetti mio padre, e questo l'ho recepito da lì a qualche anno, è stata una meravigliosa lezione di farmi prendere delle responsabilità, cioè sei tu a scegliere, devi saper scegliere, e quindi mi ha responsabilizzato, e di questo gli sono grato. Comunque si vede che tu hai ricevuto amore, perché poco ma sicuro lo restituisci con il mestiere che fai, ma soprattutto con una dote naturale che hai nei rapporti umani. Ma perché io oggi mi domando, con tutto quello che leggiamo, che vediamo, ma perché chi riceve amore? L'amore è una cosa molto semplice, l'amore è il bene, no? È equivalente all'amore.
Perché questa violenza verso chi vuole dare amore, sentimenti, accoglienza, gioiosità, cercare di capire? Perché questa trasformazione? Questo globo terracqueo, che cosa ha avuto? Che cosa lo ha sconvolto così fortemente, dove la violenza prepotentemente, senza pensarci, è attorno a noi? Lo smarrimento. Sicuramente una certa dose di smarrimento che anche la televisione, lasciamelo dire, perché sì, frequentandola sì. E facendola... Ma anche la paura indotta nelle persone, anche le più semplici, che non sapendo come trovare... A volte ci dobbiamo domandare che se non sappiamo una cosa bene, anziché avere la nostra idea comunque, se c'è qualcuno che ce la sa spiegare meglio, cerchiamo di capirla, cerchiamo di essere curiosi e di costruire anche la nostra radice. Ma sai, nella fiera della vanità dei social network, che sono diventati social network, l'accesso... È la fiera della vanità, no, l'hai detto. Ma l'accesso a tutti a esprimere la loro opinione, che è giusto perché siamo in democrazia, ma a dire la loro anche su cose che non conoscono, ha fatto sì che purtroppo, diciamo, l'ignoranza su alcune materie prevalesse. Io dico sempre, nelle volte che mi hanno invitato nelle università, nelle tournée teatrali con noi giovani, dico sempre di guardare la vita con grande curiosità, di cercare di sapere, di studiare, perché più frecce avete nella vostra faretra, più nei momenti problematici che la vita puntualmente ci assegna, li saprete superare, perché siete abituati al ragionamento, siete abituati all'incontro umano, a sapere con calma e trovare la via. Dico sempre ai ragazzi, ai giovani, la vita è vostra, non degli altri. Sappiatevela conquistare, però, perché oggi abbiamo in Italia tantissimi giovani meravigliosi in gamba. E tu la vita l'hai presa talmente di petto che hai fatto una carriera. Io in questi giorni mi sono molto divertito con le Teche Rai a guardare la quantità di cose che hai fatto. Vorrei iniziare dal 1974. Guardate qui. Chi è? Dov'è il commissario? Beh, e come fu a Savel? Agnello! Dottore, ecco, volevo dirle che non è stata colpa mia. Lascia stare. Senti, ti affido un altro incarico. Tu conosci quel Vehrehan, l'uomo ragno? Signor sì, l'ho visto anche a teatro, ero di servizio. Ecco, allora non lo perdere di vista. Se esce, seguilo, ma non lo perdere d'occhio. Stia tranquillo. Io starei tranquillo, sei tu che non mi fai stare tranquillo. Se mi rovini il servizio questa volta ti faccio trasferire. Con Paolo Stoppa, Paolo, il commissario Stoppa. De Vincenzi, 1974. E la regia di Mario Ferrero. Incredibile. Altro regista importantissimo. Per il teatro, la televisione. Pensa che 8 anni dopo passi da Paolo Stoppa a Mattia Sbragia, ma devo dire che hai lavorato con dei grandi. Guardate questo pezzo, meraviglioso. Fammi il gatto. Il gatto? Ma certo, l'esercizio del gatto secondo Grotowski. Certo, che non male. E quello sarebbe il gatto. Quello non è il gatto di Grotowski! Scusi, ma che cosa ha di particolare sto gatto di Grotowski? Il gatto di Grotowski! Era così! Era sempre una delle collaborazioni con Nanni Loi. Che fai ridi? Che fai ridi invece era la regia di Pierfrancesco Pingitore, che nel frattempo è stato il grande autore, assieme a Castellacci, dei 20 anni, se non 22, televisivi, di un varietà fatto di grande professionalità, di grande seguito, milioni di ascolto, in 22 anni, dove quella trasmissione, grazie agli autori, Castellacci e Pingitore, al grande Oreste, a Pippo, ma a tutto il gruppo di lavoro duro, si lavorava, non c'era niente di improvvisato. Tanto quella televisione là veniva fatta da prove, da una quantità. Era una chiave di lavoro, chiave di lavoro che oggi trovo difficilmente. E quindi io ringrazio queste persone, Ninni in prima giornata, perché quella trasmissione mi ha dato il piacere di entrare nelle case degli italiani, i quali mi hanno regalato stima, affetto, che ancora, grazie al cielo, continua. Ma
Si può fare insieme, secondo te, il guappo, la fidanzata e l'amante? Sì, sì, si può fare. Se uno si chiama Leo Gullotta, si può fare anche questo. 1990-91, Ricomincio da due, programma di Raffaella Carrà, Leo Gullotta, guardate. Arriva lui, il guappo, il tipico e guappo napoletano. Il ruasca, pulisci guarmazzi, guarmazzalo, lo vado pasci. I mannamisse, un gelato qua, il ruasca, va. Ui, io sono guappa, capito? Tu che stai a casa, mi segui. Io sono guappa, capito? Io sono guappa. Prende il coltello e a questo punto la fidanzata, impazzita dal dolore, s'accire. È impazzita proprio dal dolore. Dice, puh, disgraziato, figlio grande, che ramasco, che ramasco, che acciso fidanzate mia, acciso fidanzate mia, che adesso sapeva dire, i tre quattro bambini, signora, il servato quattro quattro, caro bambini, e a questo punto la mamma è impazzita dal dolore, perché dice, puh, disgraziata figlia, ingrata, già ci sa amante mia, che adesso non sapeva niente, ci trovava bello, i tre quattro quattro, che trova bello, il passato, non lo domando, non lo domando, i tre quattro quattro, sta a guardare, che ci sono fatte mie, che sta a guardare, che si mette a guardare, i trovato va bello, lo trovato capro, i trovato suzzo, che trovato volo, lo lascio capato, i trovato va bello, lo passa, vabbè tanto tu non hai caputo non mazzo, ma non fa niente. Naturalmente, che talento, che talento! Naturalmente questa era una delle lezioni per ricordare anche Dario Fo, il Gramelò, perché era un pezzo costruito con delle parole inesistenti e che quindi questa lezione poi l'ho messa in atto con questo pezzo sulla sceneggiata napoletana. Tu sei uno, tra l'altro, che studia tantissimo, meticoloso, che ti piace, mi dicono che sei un perfezionista, quasi, insomma, in maniera, non dico patologica, ma insomma, sei uno che lavora tanto. Scusami, se io ho scelto questo lavoro, c'è che sceglie un lavoro, perché non mi dovrei preparare? Se le persone vengono al cinema comprando il biglietto, se le persone vanno a teatro comprando il biglietto, se le persone vogliono vedere uno spettacolo teatrale, io ho l'obbligo di prepararmi non bene, anzi, io assieme al regista Fabio Grossi, che mi ha seguito in tutti questi anni con gli spettacoli teatrali, ho sempre avuto il grande piacere di avere giovani attori, attrici, tutti preparati, tutti professionisti, con il piacere di essere probabilmente migliore di me, non nella vita ma nel lavoro, perché più hai cose migliori di te sul lavoro attorno a te, più sei pungolato a fare sempre meglio. Non c'è dubbio. Non ho mai... Questa è una regola fondamentale. Non ho mai, approntato le grandi collaborazioni che so io, con il grande, meraviglioso Nanni Loi, che oggi mi manca moltissimo, se non altro per intelligenza, per spirito umoristico, oppure con il grande Nino Manfredi, che ho lavorato tantissimo con lui, ma con tantissimi altri, Zaccaro, Righi Tognazzi, tantissimi, tengo sempre a sapere cosa posso prendere. Io ancora oggi lavoro e ho finito di girare Il delitto Mattarella, su un pezzo di storia politica della Sicilia. Piersanti Mattarella. Certo, Piersanti Mattarella, fratello del nostro Presidente della Repubblica. E sono sempre affascinato nel prepararmi, nel sapere chi sono, cosa faccio. Naturalmente facevo un personaggio appartenente alla storia, così come è successo con il film Vaillant, così come è successo con il film Un uomo per bene di Maurizio Zaccaro, il processo Tortora. Facevo addirittura Pandico, l'uomo che ha inventato tutto quanto. E sono sempre prove che fai. Sì, ma tu hai una doppia chiave. Guarda, il mestiere questo... bellissimo mio è quello di poter frequentare continuamente personaggi lontani da te. La particolarità della mia professione è proprio questo, cioè tu hai la possibilità di viaggiare in altre menti, in altri corpi e avvicinarti. Naturalmente molti sono di fantasia, molti appartengono alla realtà, ma è quello, perché i personaggi che appartengono alla realtà mi fanno sentire più utili. Non so, il processo Tortora oppure Vaillant, sono tutti personaggi che appartenevano alla realtà. La tua passione civile, che tra l'altro è una dote naturale. E poi la passione civile, naturale, ma io credo che la passione civile
passione civile la dovrebbero avere tutti quanti. Ma non tutti hanno, soprattutto i tuoi colleghi, una doppia chiave, quella drammatica e quella comica. Non possono far vedere. Ma io non sono egoista, sai, che è molto importante sia per me che per gli altri. Non possono far vedere il bagaglino, non possono far vedere bucce di banana e non possono far vedere saluti e baci, tutti e tre insieme, guardate. Buonasera Gina, grazie di essere intervenuta a questo nostro grande party di primavera. Quale nuove ci porta? Quali nuove? Le orecchie, sono nove nove. Me le sono rifatte l'altro ieri. Lei ha visto La Bella e la Bestia? Certo che l'ho vista, bella, La Bella e la Bestia. Mi hanno anche proposto di farla in un musicale a Broadway. Ma davvero? Lo sa che l'hanno proposto anche a me? Allora, bella. Tu che dici? Chi la spunterà fra noi due? Tu che dici? Tu? Non fate così che piango, siete stupendi, meravigliosi, eccezionali! Adesso appare Sito! Quanto ti sei divertito e quanto ci hai fatto divertire! Veramente, tantissimo! Ma... mi sono divertito anch'io, sai, per tantissimi anni, con tantissimi personaggi appartenenti, perché quella trasmissione per la prima volta ha proposto delle vignette televisive di personaggi, ora politici, ora di quella televisione. Tra l'altro, lasciami dire, permettimi, che un certo tipo di satira, da un certo tipo di ortodossia giornalistica, di impianto ideologico, è stata relegata in quegli anni come satira di serie B. Quella satira lì non solo ha fatto scuola, non solo ha fatto dei numeri in prima serata che sono oggi irripetibili, ma devo dire che anche detrattori hanno riconosciuto alla scuola di Pingitore, ma permettetemi di aggiungere, alla scuola di Leo Gullotta e di Pippo Franco, ciò che gli andava restituito. E del grande Oreste. E del grande Oreste Lionello, ciò che andava restituito a questi gentiluomini della TV popolare. Lo voglio dire perché è meritata questa cosa. Ma intanto il lavoro, non faccio mai divisioni. Poi nella vita c'è la mia passione civile per i diritti, per la non sopraffazione, per la libertà. Il lavoro è il lavoro, tu stai lavorando, stai cercando di farlo sempre al meglio, perché oggi c'è la buona abitudine in linea generale, a parte dei casi, diciamo, l'eccezione conferma comunque la regola, oggi sembra che nello spettacolo, ma non solo, tutto si può fare. L'Italia è un paese dove tutti si intendono di tutto e quindi rientro ad internet con tutto quanto. No, le cose bisogna saperle. Poche, ma bisogna saperle. Rimani con noi perché ho due sorprese per te, ma utilizzo questo spazio perché in apertura avrei dovuto farle, non l'ho fatto, me ne sono dimenticato. C'è una famiglia che ci segue tutti i giorni e io ci tengo a salutarla, è un pretesto per salutare tutte le famiglie che sono all'ascolto, i nonni, le nonne, il papà, la mamma, i nipotini, ancora non sono iniziate le scuole, quindi può capitare che durante il pranzo, insomma, quando ci si allunga, intere famiglie possano guardare, intrattenersi con noi, speriamo con buon gusto durante il pomeriggio. Voglio salutare una mamma che è Tamara Barbizzi, il marito che si chiama Enrico Minerva, i loro figli Jacopo e Leonardo. Grazie, grazie per il vostro ascolto. Torniamo tra poco con il grande Leo Gullotta dopo la pubblicità. Quello che potremmo fare io e te. Che potremmo fare io e te. Bentornati a Dio e te, protagonista del Faccia a Faccia, Leo Gullotta. Grazie ancora, bentrovati. Allora, non vi nascondo un po' di imbarazzo mista ad emozione, ma durante la pubblicità ho notato una cosa che mi commuove anche un po'. Allora, io ho questa fede che mi unisce alla persona che amo da circa 2 anni, con cui mi sono unito civilmente. Pausa artistica, stai facendo delle pause artistiche? No, sto tentando di dirla nella maniera più elegante possibile e anche più, come dire, più sincera. E Leo Gullotta è legato da tantissimi anni ad una persona che ama
sono 42 anni di vita insieme e la scorsa estate si è unito civilmente, perché la legge fortunatamente ormai lo consente, e mi ha tu fatto... Tu che cosa hai mostrato? La fede. E io mostro questa. I diritti sono diritti, conquistati. Grazie. Grazie. E i diritti sono conquistati e quindi quando arrivano dobbiamo essere felici, grazie anche al lavoro di tantissime persone per far arrivare questi diritti. Quindi ti consente di vivere legalmente in un paese dove sembra tutto sereno, tutto tranquillo, ma che in effetti poi ci mettono di traverso tantissime cose. Tra l'altro la testimonianza di persone che hanno vissuto con semplicità, con normalità, con buon gusto. Con normalità, l'hai detto. E con eleganza, la propria, i propri sentimenti, e tu ne sei simbolo, ha accompagnato per mano varie generazioni all'accettazione di una cosa che oggi fortunatamente si chiama normalità. Esatto, bravo. E anche l'abbiamo per la bulotta detto. È arrivato il momento della domanda servita sul piatto d'argento, Santino Fiorillo. Buon pomeriggio. Lui porta il cognome di una maschera del 600, poi è diventato diciamo un personaggio della commedia dell'arte. Cioè il suo cognome? Il suo cognome è Fiorillo. Fiorilli, personaggio del 600 che è diventato personaggio della commedia dell'arte, Scaramuccia, era così la maschera, in effetti molti lo conoscono come Scaramouche, quindi è un pezzo di storia che si porta appresso. Scaramouche, benvenuto! No, ma è giusto perché lavora di Fioretto. Che gentiluomo! Lui con me è sempre stato di una generosità estrema. Qualche anno fa volevo conoscere una star del cinema dei Telefoni Bianchi, Lilia Silvi, lo chiamai e lui mi ha permesso di conoscerla. Ma ci mancherebbe altro. Quindi è stato con me sempre di una estrema generosità e devo gentilezza. Devo dire che con questa mise, Santino, ogni cosa che dici assume un valore ancora più profondo. Comunque prego con la domanda per voi. Ma sì, è anche un gioco, no? Quindi è un gioco adorato. Quando si presta. Tu mi parlavi di questo, sì, non vedo il motivo per quale motivo, però questa è una piccolissima storia riguardante una cosa che ho detto poco fa a proposito dei giovani, giovani di talento, giovani preparati, giovani che hanno studiato. Un collaboratore di Fabio Grossi, regista degli spettacoli, anche mio, Mimmo Verdesca, nel tempo, nella conoscenza, ho visto che era un giovane preparatissimo sul cinema, aveva studiato, sapeva tante cose, e sapevo di un progetto, di un documentario presentato, che caso vuole era sulla memoria, e siccome la memoria è molto importante, aveva un progetto di un documentario, gliel'abbiamo finanziato affinché questo giovane potesse realizzarsi. Il documentario era su una diva degli anni 40, Lilia Silvi, un momento importante del cinema, quel cinema che arrivava, gioioso, brillante, addirittura un'edizione della Bisbetica Domata di Lilia Silvi, e questo documentario di Mimmo Verdesca ha vinto un nastro d'argento per il cinema e il documentario, e quindi da questo punto di vista siamo stati molto contenti. Cultura, per lui. Allora Santino, qual è la domanda per lei? Allora, è una domanda dal sapore prustiano, un po' una sorta di Madeleine. So che c'è un piatto che tu non ordineresti mai al ristorante, che è il vitel tonné. Perché, Carol? L'aneddoto. Allora, tanti e tanti anni fa, quando iniziai questa professione, ma tantissimi anni fa, si girava, ero ragazzino, giovinetto, si girava in tournée ed eravamo a Milano. E naturalmente non è che avessi chissà quale paga, con quella paghetta dove risparmiavo, insomma, vicino al teatro, allora l'Odeon, oggi è diventato una multisala, in quel teatro così importante, tanti spettacoli, arrivai con uno spettacolo dello Stabile di Catania che era Il giorno della civetta, un grandissimo successo dello spettacolo, di Sciascia, sia l'opera teatrale che il libro. Naturalmente per risparmiare, vicino al teatro, in via Broletto, via importantissima anche nelle canzoni, in una canzone importante, questa via Broletto c'era allora una mensa del ferroviere
E allora nei teatri non è che si stava due settimane, insomma, un mesetto bello pieno. E per risparmiare io per un mesetto andavo a mangiare in questa mensa del ferroviere. Quindi il dopo lavoro ferroviario? Sì, una cosa del genere, a pranzo. Soltanto che per tutto il mese, è vero, si pagava pochissimo, però come secondo piatto facevano solo e soltanto il vitel tonnè. E naturalmente io dopo quel mese di vitel tonnè non ne voglio sentir parlare. Molto divertente questo aneddoto. Grazie Santino, ci vediamo dopo. Santino, a dopo. Grazie anche della tua squisitezza e della tua collaborazione. Grazie. Grazie a Santino Fiorillo. Allora Leo, prima di salutarti e ringraziarti della tua partecipazione vorrei omaggiarti con una canzone. So che sei un grande appassionato. Ho tentato di scegliere, spero di aver fatto la scelta giusta, qualcosa che fosse all'altezza del mio interlocutore. Per te, da Jukebox. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Per Leo Gullotta. Ti ringrazio di questa canzone, perché questa canzone mi ha accompagnato fin dall'infanzia. Era la canzone che sentivo fin da ragazzino da questa mia sorella che purtroppo ho perso in età adolescenziale. Si chiamava Tina, questa mia sorella, e lei cantava allora questo meraviglioso pezzo, meravigliosa canzone di Edith Piaf, La Via Rosa, La Vita in Rosa. Ecco, questa canzone mi ha accompagnato fino ad oggi e per me la vita è in rosa, mi sento fortunato, come ho detto prima, ma in tutti i sensi, perché la vita bisogna godersela a morsi. Leo Gullotta, addio e te. Grazie Leo. Grazie a te. Grazie di cuore. Leo Gullotta. Oh, auguri, auguri a tutti nelle case, alle vostre famiglie. Cose belle per tutti. A presto. Grazie di cuore, Leo Gullotta. Grazie, grazie ancora. Allora